50 giovani vite, 50 storie difficili, 50 esperienze belle da raccontare perché a lieto fine, 50 fiabe alle quali non poteva mancare quel tocco magico che ognuna di esse merita. Per la prima volta in Italia, Topolino e Pippo si sono presentati dal vivo in tenuta ginnica, perché è proprio con lo sport che questi bambini e adolescenti provenienti dalle periferie milanesi hanno potuto cambiare vita grazie alla Ollus Sport Senza Frontiere. Per l'occasione, l'Università Cattolica, Roma 3 e Tor Vergata hanno presentato i risultati dei loro studi che testimoniano i benefici delle attività sportive sul contesto sociale. Per me lo sport può cambiare il mondo semplicemente perché insegna a vivere. Ospite d'onore Margherita Granbassi, mamma e due volte campionessa olimpica di scherma, oltre che grande fan di questa iniziativa Disney e dei suoi personaggi. È stato molto emozionante vedere Pippo e Topolino perché sono due personaggi che ovviamente mi ricordano tantissimo la mia infanzia e poi anche perché Pippo e Topolino hanno fatto le Olimpiadi. Io me li ricordo quando ero piccola, c'erano Pippo e Topolino alle Olimpiadi. E poi è stato bellissimo vedere gli occhi emozionati dei bambini che oggi hanno avuto questa bellissima opportunità di poterli incontrare.